autore che potremmo dire rappresenta una costante nella tradizione catalana, in quella iberica, ma anche in quella europea. La sua opera Volgari viene descritta in apertura dei volumi di letteratura catalana, di storia della letteratura catalana. La sua opera latina occupa ben 39 volumi e sono i 39 volumi della Raimondi Lulli Opera Latina. Per la cultura spagnola, egli è un filosofo nazionale, un mistico che precorre San Juan de la Cruz. Potremmo anche dire che è il Dante catalano, molti l'hanno definito così, visto che hanno condiviso per quasi 50 anni il contesto politico, culturale, religioso, ma dobbiamo ricordare però che nonostante le questioni di base affrontate siano le stesse, le soluzioni presentate poi sono realmente differenti. Da una parte c'è Dante che emula Virgilio con un poema sacro che è divenuto canonico per l'intera civiltà occidentale e lo consacra anche come poeta vate. Dall'altra parte abbiamo invece Lully che volutamente si allontana, si discosta da quella che è la poesia classica, dando vita ad un modello letterario che ha come fulcro linguistico il catalano. Ricordiamo, il catalano è una lingua ancora poco esplorata negli anni 70 del 200, però Llull dimostra di saperla adoperare alla perfezione. Pensiamo al libro di Contemplazioni in Dio, scritto tra il 1273 e il 1274. Beh, è scritto in una prosa perfetta, armonica, in un catalano letterario ricchissimo, talmente ricco che è in grado di nutrire un intero vocabolario. Ad illustrarci ora gli aspetti fondamentali di una figura così affascinante, le professoresse Lola Badia ed Elena Pistolesi. Lola Badia è professoressa emerita di letteratura catalana presso l'Universitat de Barcelona, ha diretto i tre volumi di Storia della letteratura catalana editi da Barsino, Enciclopedia Catalana, Ajuntament de Barcelona, ha pubblicato importanti studi sulla poesia trovadorica prodotta in Catalogna e sulla cultura letteraria degli scrittori catalani del 300 e del 400. Dal Centre de Documentació Ramon Llull ha coordinato la banca dati Llull d'Hebe ed ha diretto edizioni, pubblicato saggi dedicati interamente a Ramon Llull. La professoressa Elena Pistolesi invece insegna linguistica italiana all'Università per Stranieri di Perugia. Nel corso dei suoi studi ha approfondito alcuni aspetti del pensiero e dell'opera di Ramon Llull, come ad esempio la filosofia del linguaggio dispersa nella sua produzione, a partire da Lo si se sen, lo qual apelam a fatus del 1294. Ancora il tema delle traduzioni, del plurilinguismo, le strategie di selezione e diffusione dell'arte che investono la copia, la traduzione, le autocitazioni, le dediche, la quadratura del cerchio che lui propone in più testi adottando metodi diversi. E poi l'allegoria nel Livre de Contemplation. Quindi entrambe hanno dedicato moltissime ore di lavoro a Ramon Llull e ora in questo spazio virtuale ci aiuteranno a delineare il profilo intellettuale di un autore così singolare e lo faranno mediante un dialogo che investirà diversi aspetti dell'esistenza lulliana, a cominciare da quello biografico, approfondendo poi quello che è il suo progetto, il suo grande progetto apostolico intellettuale, e non dimenticando uno degli aspetti più innovativi e forse poco approfonditi del suo lavoro, ovvero il plurilinguismo della sua opera, inteso come strategia di trasmissione, nella quale strategia lo stesso autore finisce con l'avere un ruolo rilevante, ed ovviamente poi ci parleranno del grandioso metodo lulliano, il metodo dell'arte, un metodo che lui ottiene mediante dono divino, è un metodo che affonda la propria base, le proprie radici nella logica ed è applicabile a tutte le scienze. Cedo la parola alla professoressa Pistolesi perché possa tracciare una breve sintesi della biografia lulliana. Grazie, buonasera. Allora, io
Io traccerò sì la biografia lulliana per sommi capi, perché è una biografia piuttosto articolata, lo vedremo, e piuttosto estesa, nel senso che Jung visse fino a 84 anni, questa è un'età abbastanza insolita per la sua epoca. E abbiamo una fonte molto importante per ricostruire la vita di Ramon Llull. Si tratta di una autobiografia che Llull dettò a Monaco della Certosa di Vauvert di Parigi nel 1311. Questa biografia scritta in latino si intitola Vita coetanea e lui la scrisse per presentarla ai grandi dell'epoca, per presentare se stesso, un'opera biografica e apologetica al tempo stesso, che lui compose per presentarla al Concilio di Vienne del 1311. Questo concilio fu fondamentale perché è il concilio al quale parteciparono il Papa Clemente V e Filippo il Bello, in cui si presero decisioni molto, molto rilevanti per la storia della cristianità. E quindi lui approfittò del concilio per presentare la propria biografia, biografia che contiene poi e riassume il suo progetto missionario. Questa vita non inizia con l'inizio della vita di lui, ma inizia con un episodio che è quello della conversione alla penitenza, che avviene quando lui ha all'incirca 30 anni. Lui a quel punto, a 30 anni, si rende conto che la missione della sua vita è quella di dedicarsi alla conversione degli infedeli. L'altra missione che è connessa, diciamo, a questa della conversione degli infedeli è il fatto di dedicarsi alla diffusione delle lingue degli infedeli stessi per poterli, prima per intavolare un dialogo e poi per poterli convertire, e poi comprende che lo scopo della sua vita è quello di scrivere il miglior libro del mondo. Questo è interessante, il fatto che si tratti di un libro, il miglior libro del mondo, che all'inizio non ha un vero e proprio contenuto definito, ma è interessante il fatto che servirà in qualche modo a superare le divisioni delle tre religioni del libro, sempre di libro si tratta. Ora, questi scopi sono già evidenziati appunto nella biografia e che cosa fa lui per realizzarli? Intanto, diciamo, rinuncia a tutti i propri beni, se non in realtà utilizzerà poi i suoi beni per la missione, allo scopo missionario. Poi abbandonerà la famiglia e i figli e poi abbandonerà anche la vita di corte dove era vissuto, si pensa fosse Senescalco, cioè un alto funzionario della corte di Maiorca. Ed è molto importante anche per comprendere la specificità intellettuale di Ramon Llull collocare la sua biografia all'interno a Maiorca. Perché? Perché Llull era nato sull'isola da una famiglia che si era trasferita a Maiorca dopo la conquista di Giacomo I di Aragona. Questo significa che era una famiglia di coloni benestanti. L'isola aveva particolari caratteristiche, la prima delle quali era la composizione della sua popolazione. Un terzo della popolazione di Maiorca era composta da musulmani. È un ambiente plurilingue, è un ambiente in cui più confessioni entrano a contatto e convivono, ed è soprattutto, Maiorca è un centro fondamentale nel Mediterraneo di collegamento tra l'Europa continentale e il Nord Africa. Questi elementi che vi do poi spiegano molte azioni, molte iniziative lulliane, anche la sua sensibilità in vari ambiti, da quello linguistico ovviamente a quello religioso. La conversione al penitentiam avviene all'incirca al 30° anno di età. Poi l'altro episodio fondamentale della vita lulliana, tanto per procedere per punti, è quello della illuminazione dell'Aranda. Siamo nel 1274 sull'isola di Maiorca lui racconta che ha ricevuto da Dio sul monte dell'Aranda che cosa? La forma e il metodo con cui realizzare il miglior libro del mondo, che faceva parte appunto dei suoi
obiettivi iniziali. Che cos'è questa forma e questo metodo? È l'arte di cui poi appunto parlerà Lola e sarà il fulcro di tutta la sua attività, nel senso il punto di riferimento di tutta la sua attività, nel senso che fino praticamente al 1308, ma anche oltre, Yule si dedica a scrivere, a riscrivere, a semplificare, a rielaborare il metodo artistico fino all'ultima versione di questo, del sistema artistico, che è l'Ars Generalis Ultima del 1308, completata a Pisa, ma alla quale lavorava già da alcuni anni. Quindi l'arte diventa, allora prende forma questo miglior libro del mondo, prende la forma e assume il metodo che è stato suggerito a Yule direttamente da Dio attraverso l'illuminazione. È interessante il fatto che fin qui, diciamo in questi anni, Yule si muove come in un ambiente, non viaggia, diciamo, non viaggia, non si muove da un ambito ristretto, che è quello, ma ampio per l'epoca, che è quello di Maiorca, Barcellona, Montpellier. Sono anni in cui si prepara, diciamo così, si prepara culturalmente per una missione più ambiziosa, che è quella di conquistare lo studio di Parigi, l'università parigina, cioè di presentare sostanzialmente questo metodo artistico e di ottenerne l'approvazione. Prima ancora di muoversi verso Parigi e di uscire quindi dal regno di Maiorca, sostanzialmente si può registrare un viaggio a Roma del 1287. È un viaggio importante perché Ramo Yul va a Roma a presentare al Papa il proprio progetto, ma non ottiene alcun risultato perché quando arriva a Roma il Papa Onorio IV era morto e quindi deve ritornare indietro senza aver potuto presentare la propria missione, il proprio progetto. Si reca allora, e siamo nel appunto 1287, subito dopo, diciamo, questa vicenda romana, Yule si reca a Parigi dove rimane 2 anni e anche qui cercherà di presentare il proprio metodo, di sottoporlo e di spiegarlo, diciamo, in un ambiente che era filosoficamente ben preparato, ovviamente, ma anche questo fu un assoluto disastro. E rientra quindi da Parigi, rientra a Montpellier, poi a Maiorca, perché appunto deve rivedere l'intero sistema. E a partire, questo è un altro momento fondamentale della biografia lulliana, dal 1290, che lui si trova un po' costretto a semplificare tutto il sistema artistico ed è qui che si colloca il passaggio dalla cosiddetta fase quaternaria a quella ternaria, che inizia con la scrittura dell'Ars Inventiva Veritatis, 1290. Ed è a partire dal 1290 che cambiano anche le strategie di diffusione dell'arte e di articolazione della missione. Yule esce a partire da questo anno da quello che era stato l'anonimato penitenziale, cosiddetto, cioè che aveva caratterizzato le prime opere. Yule non firma le prime opere, cioè sono chiaramente attribuibili ad un autore ben riconoscibile all'interno della corte maiorchina, ma non si firma come Raimondo Lullo e non dà indicazioni sulle date e sui luoghi di stesura, cosa che invece inizia a fare a partire dal 1290. Evidentemente uscire fuori dall'ambiente che per lui era familiare comporta anche una esposizione e l'inizio della definizione di una biografia che emerge nelle opere, che emerge dal modo in cui comincia a presentarsi. Quindi questa è un'altra tappa fondamentale. Vorrei farvi vedere poi, per completare velocemente questo, diciamo, profilo, vorrei farvi vedere una mappa dei suoi viaggi e dei suoi spostamenti, perché, diciamo, Yule fu un viaggiatore instancabile. Fu come è stato definito da Michela Pereira, un filosofo in movimento. Questa mappa ha riportato le date dei viaggi lulliani. E
Diciamo che, come vedete, ho parlato prima di Roma, di un primo viaggio fallimentare del 1287, poi Giulio ritornerà a Roma nel 1292, nel 95. Nel 92 Andrà si recherà da Papa Niccolò IV, al quale dedicò la prima opera sulla crociata dal titolo Quomodo Terra Santa recuperare potest, in quale modo recuperare la Terra Santa, riconquistarla. Perché? Perché era avvenuto nel 1291, c'era stata la caduta di San Giovanni d'Acri, che è un episodio fondamentale nella storia delle crociate, e questa, la caduta di San Giovanni d'Acri, porta di fatto la fine delle crociate in Oriente. Quindi questo passaggio è molto importante per lui e fa parte delle sue strategie anche di conversione degli infedeli. Non abbiamo soltanto nelle strategie lulliane la previsione del dialogo, ma la crociata fa pienamente parte di questa, delle sue prospettive. Poi lo troviamo appunto nel 1293, quindi l'anno successivo, lo troviamo a Genova. A Genova, Genova è una città cara a Jul, è una città in cui soggiornò più volte, e è importante questa tappa a Genova del 1293 perché è da lì che Jul prepara il primo viaggio in Nord Africa, il primo viaggio che dovrebbe mettere alla prova la sua predicazione, il suo metodo nella predicazione. A Genova lui subisce una profonda crisi che giunge fino addirittura alla malattia. Si rende conto perfettamente di che cosa significa andare a predicare in Nord Africa e che stava mettendo a repentaglio la propria vita, cioè si pone qualche domanda sul martirio, sulla propria, no? Disposizione al martirio, questo è abbastanza ovvio. Poi, diciamo, perde la nave sulla quale doveva imbarcarsi per andare a Tunisi, ma poi una serie di vicende che riguardano anche l'arte, che adesso non approfondisco, ma la riflessione, ciò che avviene a Genova, ha profonde ripercussioni su Jul. Si imbarca finalmente e va a Tunisi, dove si realizza, diciamo, la prima missione. Nel 94, quindi 93 a Tunisi, 94 nell'anno successivo, lo troviamo a Napoli nel 1894 con Celestino V, 95 a Roma sinteticamente, dove, diciamo, lui cerca di ottenere, cioè di presentare il proprio programma missionario a Bonifacio VIII, e poi, diciamo, le tappe fondamentali sono, direi, dopo, per riassumere, dopo la prima missione a Tunisi del 1293, il secondo viaggio nel Nord Africa è molto importante, quello del 1307. Lui a Bugia, nell'attuale Algeria, viene imprigionato e rimane qui 6 mesi, e una volta liberato le sue disgrazie non terminano, perché mentre sta dirigendosi a Genova, dopo questo lungo periodo di prigionia, la nave sulla quale si trova subisce un naufragio, quindi si ferma a Pisa. E poi, come possiamo vedere dalle date che ho collocato nella mappa, dopo, diciamo, la tappa pisana, cioè Montpellier, sono anni 1308. Diciamo, un anno molto importante perché serve a consolidare il sistema e ripresentarlo ancora a Parigi. Vedete che nel 1309-11 c'è l'ultimo viaggio a Parigi. Finalmente lui riesce ad ottenere un riconoscimento della propria arte da parte dei maestri delle arti dello studio di Parigi. E che cosa concretamente? Dell'Ars Brevis. L'Ars Brevis è un'opera, è la sintesi dell'Ars Generalis Ultima, che lui aveva scritto a Pisa nel 1308, quindi finalmente ottiene un riconoscimento. Da qui si sposta a Vienna nel 1311, l'abbiamo già detto, abbiamo già nominato questo concilio, e nonostante l'età, lui non si ferma, non ha intenzione di fermarsi a Maiorca. Quindi a Maiorca si ferma per scrivere il proprio testamento, poi si sposta in Sicilia, a Messina, dove prepara l'ultima missione nel Nord Africa. E
Si reca infatti a Tunisi, dove morirà nel 1316. Non sappiamo se propriamente nella città di Tunisi oppure se durante il viaggio di rientro a Maiorca. Quindi Yul fu instancabile sostanzialmente. Qui vedete soltanto alcune delle tappe dei suoi viaggi: mancano Cipro, probabilmente manca Gerusalemme, cioè mancano altri viaggi che fece. Non ho segnato quelli relativi al regno di Maiorca, dove tra diciamo così, Montpellier, Maiorca e anche Barcellona si spostò più volte, quindi sono molti, veramente moltissimi viaggi. Professoressa Badia, mi rivolgo a lei. Se può, gentilmente, lo so che quello che le chiedo è una tortura, perché semplificare l'arte di Giulio in 5-10 minuti è veramente chiederle troppo. Però le chiederei gentilmente di illustrarci l'arte lulliana nelle sue fasi. Sì, è un'impresa difficile. Ecco, divide ed impera, no? Cerchiamo di fare per entrare per parti. Noi no, siamo abituati a spiegare ai nostri studenti queste cose attraverso questa divisione in quattro tappe dell'arte di Lullo, come ha fatto Anthony Bonner, che ha costruito un catalogo delle opere lulliane. Seguendo questo metodo, in modo che vedremo che l'arte di Lullo, diciamo, è il fulcro del suo pensiero, però è un sistema astratto di carattere logico-ontologico. Per comunicarlo e per farlo vivere, ha bisogno di opere di carattere scientifico, di carattere letterario. Quindi le forme dell'arte e i metodi, i mezzi con i quali quest'arte si esprime vanno di pari passo. Quindi c'è una prima fase cosiddetta pre-artistica, cioè lo ha spiegato Elena Pistolesi un momento fa, e Lullo ha avuto una conversione a un certo punto, e dopo un periodo ha avuto anche una rivelazione dell'arte. Quindi in questo momento, prima di ottenere il metodo artistico, lui ha già prodotto molti scritti, no? Il primo scritto in assoluto è una traduzione in versi occitani, perché Lullo, prima di essere Lullo, era un trovatore della corte maiorchina, e la lingua dei trovatori era l'occitano, e tutti i poeti catalani fino ai primi del 400 scrivevano in occitano. Ha scritto una logica in versi, la logica del Ghazali. Ghazali è un filosofo persiano, musulmano ovviamente, che è di grande successo nel mondo filosofico, e aveva un manuale di logica che circolava anche in latino, e lui ha fatto questa prima opera. Questo è molto importante, no? La prima opera che fa Lullo è cioè, per capire il personaggio, che è un personaggio veramente particolare, usa i metodi della versificazione per mettere in mano ai laici un trattato di logica, perché per andare bene per la vita bisogna saper ragionare bene, no? Dopo di questa prima esperienza, si è messo a comunicare il suo pensiero, il suo programma, e ha prodotto un libro enorme, il libro di contemplazione in Dio, che è lunghissimo, che occupa sette grossi volumi, e che sarebbe già il miglior libro del mondo per la conversione degli infedeli. Se non che, appena lo ha finito, lui è salito sulla montagna, questa collina che c'è vicino a Palma di Mallorca, che si chiama Randa, e lì ha avuto questa illuminazione e ha scoperto che non andava bene, che ci voleva un metodo più affinato, più preciso, un metodo di pensiero preciso, che è l'arte. E allora comincia la fase dell'arte. La prima opera artistica è l'Ars Compendiosa Inveniendi Veritatem, l'arte abbreviata di capire la verità, conservata questa solo in latino, no? Però è un'opera che, per rendersi conto di cos'è quest'arte, adesso se cerco di farvi vedere delle immagini, cercando di non creare problemi extra. Ecco, l'arte, i manoscritti più antichi dell'arte lulliana. Sono manoscritti che ci fanno vedere fondamentalmente non il testo, ma le immagini. Cioè, questo è un manoscritto che adesso nel Vaticano, questa è
la figura T dell'arte, con tutti questi colori e le scritte intorno. L'arte fondamentalmente è un sistema di concetti. La figura fondamentale è la figura A, che è la figura che rappresenta Dio con le sue dignità, l'essenza divina che è divisa in 9 qualità, la figura T che serve per fare i collegamenti fra i diversi concetti e la figura S che rappresenta l'anima umana. E questi concetti sono regolati dai metodi di connessione, di relazione e permettono di emettere dei giudizi e di stabilire la verità e le falsità di questi giudizi. Quindi l'arte nulliana è una procedura logica per scoprire la verità. Ovviamente la verità della religione può scoprire l'uno. Visto che si può scoprire la verità della religione, l'arte serve anche per scoprire la verità di qualsiasi altra cosa. Tutte le scienze possono passare attraverso questo suo metodo. Quindi la prima fase dell'arte, da quando riceve quando ha questa intuizione, che lui dice che è un dono divino, questa intuizione del metodo, che è un metodo che si esprime soprattutto attraverso dei diagrammi, questi diagrammi a colori che servono per aiutare a costruire delle sequenze che permettano di sapere la verità o la falsità delle cose. E scrive questi manuale sull'arte e però subito scrive delle opere per farla più comprensibile, perché nel manuale ci sono praticamente solo, la prima volta, solo le immagini, solo le figure, no? E allora fa un trattato, scrive dei trattati di applicazione alla filosofia, alla medicina, al diritto, però lui non ha bisogno ha un altro pubblico, no? Non solo medici e filosofi e giuristi, il possibile pubblico. E ci sono anche i lettori di romanzi, quindi scrive un romanzo, Lacerna, scrive un trattato di filosofia per laici, e lì, in queste opere, ne parleremo più avanti, lui usa a volontà le risorse della letteratura. E questa è nella prima fase. Va a Parigi, presenta l'arte all'Università di Parigi, scrive una nuova versione con un po' più di testo e meno figure, l'arte dimostrativa, che sarebbe, diciamo, la versione più completa di questa prima tappa sua. Questa arte dimostrativa si conserva in catalano, l'abbiamo appena pubblicata in versione catalana con tutte le figure, non si vede molto bene, ma le figure le abbiamo riprodotte come sono nei manoscritti. A Parigi non ha un successo ci ripensa, entra nelle arti della seconda fase, che sono quelle che lui ha scritto fra il 1290 e il 1308. Lui si trova adesso a Montpellier, che è la città universitaria che appartiene alla corona di Maiorca, e lì scrive l'arte inventiva e anche l'arte amativa. E qui si vede un altro aspetto lulliano. L'arte, il primissimo libro, quello che ha scritto prima dell'arte, il libro di contemplazione, era un libro pieno di espressioni mistiche, il libro di contemplazione in Dio. È scritto come un dialogo con dell'anima che parla con Dio, tutto il libro, che è un'enciclopedia in realtà. E adesso scrive l'arte amativa, quindi l'arte che serve per ragionare, serve anche per pregare e sempre serve anche per contemplare scientificamente, artisticamente il creatore. Scrive la tavola generale, che è uno sviluppo, diciamo, anche lì grafico, dei concetti, delle relazioni fra i concetti che permettono di scoprire la verità o la falsità di tutti i ragionamenti. E questa sua, diciamo, ripensamento dell'arte arriva fino l'arte che lui chiama generale ultima, scritta fra Montpellier e Pisa nel 1308. Stop, finite tutte queste complicate rielaborazioni. È molto importante
pensare anche che la diffusione dell'arte, oltre che nei manuali tipo arte inventiva, arte amativa, tavola generale, arte generale ultima, lui scrive anche delle parallelamente delle opere divulgative, applicazioni di questa arte alle scienze. Ma adesso smette di fare grandi romanzi come La Caverna, che è un bel testo, e adesso scopre la funzionalità delle forme brevi e che sono anche adatte alla predicazione. Quindi adesso lui scrive grandi quantità di esempi, di proverbi, di racconti brevi. È una cosa che aveva già provato nel La Caverna quando ha scritto il libro dell'amico dell'amato, che è una collana di versetti brevi in cui si esprimono in modo poetico o in modo alle volte molto astratto filosofico dei concetti che mettono in evidenza la metafora dell'amico dell'amato. Questa cosa l'ha teorizzata in una sua opera enciclopedica che si chiama L'albero della scienza, che contiene un albero degli esempi dove spiega in modo, diciamo, artistico come si può trasformare qualsiasi concetto letterario, concetto scientifico, filosofico in letteratura, no? Quindi racconti brevi, tutta una rivoluzione anche nell'uso delle forme letterarie. Le forme brevi sono utili, piacevoli, favoriscono la memorizzazione e quindi servono anche a predicare. È una cosa che lui aveva già cercato di fare, ma adesso diciamo che l'uso delle forme brevi in Lullo è uno degli aspetti meno, oltre al libro dell'amico dell'amato, che si conosce, è famoso, è uno dei il best seller, no? Tradotto a tutte le lingue del mondo. Nelle forme brevi lui è diciamo molto creativo come letterato. Per esempio, nelle forme brevi lui riesce a esprimere l'arte in sentenze brevi, di due righe, riesce a trasmettere nozioni di contenuto mistico, ma anche di contenuto metodologico, artistico nel senso filosofico, ma anche morale, didattico e anche umoristico. No? Io qua forme brevi che trovo molto divertenti perché usa la personificazione. No? Dice la ciliegia, vede una carruba, gli dice la carruba, ma come sei storta e sei nera? E la carruba si arrabbia e gli dice, ma tutti subito marcisci e io duro, no? Questo è Lullo che usa forme brevi per anche divertire il pubblico, no? E il cane dice al gatto che mangi i topi, ma che schifo, no? E il gatto dice, ma quanto tu... il cane, dice il gatto, e invece il gatto risponde, ma tu quando dormi ti arrotoli e metti il naso sul sedere, no? Insomma, sono tutte cose che dici, ma questo è un filosofo, sì, lo stesso filosofo usa forme brevi nel libro dell'amico e dell'amato per dire versetti molto ispirati poeticamente, come lo famoso, no? Gli uccelli annunciavano l'alba e all'alba l'amico si svegliò, gli uccelli smisero di cantare e l'amico morì per l'amato all'alba. L'uccello cantava nel giardino dell'amato, venne l'amico e disse all'uccello, se non ci capiamo con il linguaggio, capiamoci per amore, perché nel tuo canto l'amato si rivela ai miei occhi. Insomma, lui fa forme brevi, è un creatore, non ne finisce più, ne ha centinaia, migliaia di forme brevi di questo tipo, di tutte di grande capacità. Sì, dopo questo periodo della seconda fase dell'arte, lui smette di produrre nuove forme artistiche e entra nella fase post-artistica degli ultimi anni della sua vita, in cui scrive opere brevi, alle volte del formato di come un articolo dei nostri giorni, un articolo giornalistico, polemiche, polemizza con filosofi e anche pratiche, opere pensate per la discussione immediata con gli infedeli nel periodo in cui si trova a Tunisi, a Messina e Tunisi negli ultimi anni della sua vita. Non si può rendere un'idea molto più precisa in brevi momenti.